Ok, ciao a tutti. Allora, nell'ultimo video ho battuto le mani, vero? Allora, nell'ultimo video io vi ho parlato di un profumo che non aveva chissà quale grande durata, molti me l'hanno fatto notare, ed è vero, perché si parla di 4 ore, 5 ore quando va bene. Questo mi ha fatto venire in mente una cosa. È vero che per me la durata non è molto importante, infatti anche quel profumo era talmente buono che ho preferito, insomma, la resa olfattiva alla resa nel tempo. Però anch'io ho i miei limiti. Oggi vi parlo di un profumo che è davvero molto buono, ma davvero molto buono, che però ha una durata terribile e per il prezzo che ha sono rimasto davvero con l'amaro in bocca. Benvenuti su Decantati. Bentornati a tutti, benvenuti nuovi iscritti. Per chi non lo sapesse, io sono Fabrizio e questo è The Cantankerous. Oggi sono un po' seccato. Allora, ieri stavo rispondendo ai commenti e continuando a parlare di durata, rapporto durata-costo, continuava a venirmi in mente questo profumo, che non è assolutamente estivo. Infatti non volevo parlarvene adesso, però ieri continuavo a pensarci e quindi ho deciso di parlarmi a me stesso di questo profumo, così almeno mi descrivo com'è, visto che non lo so, così lo sento e poi me lo descrivo, così poi lo so. Stiamo parlando di Mortal Skin, di Stefan Humbert Lucas, o Humbert Lucas, comunque SHL777, perché, boh, è tipo 666 però più uno, avrà un significato. Non lo conosco assolutamente. Dicevo, il problema di questo profumo è che è buonissimo. Sembra una frase idiota, probabilmente lo è. Il vero problema è che questo profumo è buonissimo e dura poco. E costa tanto. Insomma, ha un rapporto performance-prezzo che secondo me, almeno per i miei canoni, non ci siamo. Voi direte, beh, non comprartelo. No, infatti non l'ho comprato, però il fatto è che il profumo è buonissimo e quindi voglio parlarvene lo stesso, perché per chi non dovesse avere questo problema, almeno se lo va a sentire magari gli piace, per chi invece ha il mio stesso problema con la durata, almeno sa che deve evitarlo, però secondo me deve sentirlo lo stesso. Vado a rispruzzarmelo perché appunto quello che ho spruzzato oggi non c'è assolutamente e quindi allora vabbè, il profumo è eccellente, ragazzi. Wow, è un ambrato fumoso con, dicono, una nota di inchiostro in apertura e di mora, forse, o lampone, comunque un frutto di bosco che io non sento assolutamente, però c'è questa nota ambrata, quindi un labdano vanigliato molto buono che si mischia con un accordo cuoiato e uno zafferano mischiato con un iris. Mamma mia, oh mio Dio, no vabbè, è davvero... Oh, eccellente. Più mi piace, più mi arrabbio. Allora, c'è questa nota fumosa di sottofondo che appunto fa da sfondo a delle note resinose. C'è la mirra, c'è l'opoponax forse. Oh mio Dio, ruttino. Dicevo, c'è una mirra, ci sono note resinose, cioè, allora, lo zafferano, per chi mi segue da un po' sa che non è proprio una delle mie note preferite, ma qui è proprio talmente polveroso che con quella nota fumosa lì, che probabilmente è la quercia, non la quercia, pardon, è la birch, la... vabbè, dai, poi ve lo scrivo qua, adesso non mi viene il nome in italiano, allucinante. La betulla, ok. Buonissimo, poi c'è un fondo dolce che rende tutto bello rotondo, bello morbido,
la nota di iris che c'è al centro è fantastica. È tutto buono, è veramente buonissimo. Quindi un ambrato fumoso, balsamico, resinoso, cuoiato, speziato caldo, buono, buono. Mamma mia, che buono. Il fatto è che mi dura 4 ore. Caro Stefan Humbert Lucas, Stefi, ascolta. Io capisco anche che l'iris, lo zafferano, costano una fucilata. Però 250 euro 4 ore? Raga, no, vabbè, dai, adesso parlando seriamente, è una cosa che davvero qualcuno non disturba. E a me sì. Non credo proprio che lo prenderò. Sono andato proprio vicino, vicino, vicino. Magari mi prendo un decantino, perché comunque è eccellente. Però, scusate, sono sentito rumori dietro. C'è un gatto qua, un gatto là che sta cercando di. Oh, dai rumori, credo che si stia costruendo una capanna in legno. Non lo so. Da vedere, un secondo. Pieno di peli adesso, però. Vabbè, allora, problema mio, problema della mia pelle magari, perché poi magari sulla vostra è fenomenale, dura delle ore e ore e ore e ore, ore, una giornata intera, che comunque c'è gente che l'ha provato e dice che sulla sua pelle dura 8 ore, proietta poco, ma dura tanto. A me proietta pochissimo e dura pochissimo. Vi consiglio comunque di sentirlo. Andarvi magari a sentire un campione o, vabbè, in profumeria magari una spruzzatina. La boccetta è eccellente, bellissima, stupenda, veramente meravigliosa, è fantastica, è nera con una faccia di serpente davanti, sopra c'è il tappo con la pelle che sembra che sta venendo via. È fatta bene. Magari costa 150 euro solo la bottiglia, che non sarebbe neanche così impensabile. Però io non sono pronto a quella spesa per questa durata, però cavolo, no, sentitevelo comunque perché è davvero. Che buono, 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 buono. Veramente buono, buono, buono. Quando io ho sentito il campione per la prima volta, l'ho sentito, ho detto lo compro, ho guardato il prezzo, ho detto no, non lo compro, poi ho sentito la durata, ho detto no, effettivamente forse è meglio lasciarlo lì dov'è. Dai gente, ci vediamo la prossima volta. Vi saluto, statemi bene, fate i bravi, non litigate. Trattate bene i vostri gattini. Ci vediamo presto. Ciao.